Questa sera puntata speciale perché lasceremo la casa, andremo in esterna, perché? Perché andremo in ambienti speciali, pieni di oggetti, di situazioni, di poster, di manifesti, cose visive che racconteranno da soli molto della vita del personaggio. Quindi è fondamentale raggiungerli nelle loro tane. È questo che faremo. Ciao, oh, sorpresa! In genere sono gli ospiti che vengono da me, questa volta vengo io da te per una serie di buoni motivi. Qua c'è una vista su Roma straordinaria, ci sei tu, ci sono i tuoi cimeli che parlano per te e quando tu sei a casa tua racconti la tua vita e la tua storia alla grande. Posso entrare? Io in questa casa sto sempre molto a mio agio ogni volta che vengo perché c'è tanta luce, c'è una vista su Roma strepitosa. Ci sono cimeli foto, cimeli musicali soprattutto, a me molto cari. C'è un raccontatore delizioso, malinconico, con lampi di umorismo straordinari. E quindi eh, vorrei introdurlo, vorrei introdurlo però con un, proprio con un brano musicale eh, che so essere uno dei suoi preferiti. Carlo Verdone. Ciao. Ciao. Benvenuto. Ecco, Grazie, nella allora, mia casa. Grazie. Casa che, come ti dicevo, conosco, conosco bene per esserci venuto altre volte per altre interviste. E ho voluto introdurre con in questo brano perché so che ti sta particolarmente a cuore. Questo brano è di David, di David Crosby, di Crosby, Steel Nash, era già un chitarrista e vocalista dei Birds. È una canzone di una delicatezza enorme, di un arpeggio meraviglioso e questa voce vellutata serena di David Crosby mi ha accompagnato, devo dire, per, da quando ho comprato il disco per tanti tanti anni. Mi accompagna nei momenti di. in cui ho bisogno di relax, ho bisogno di, di, essere di, anche... riflette, di riflettere, ho bisogno di di stare tranquillo. Questa canzone è come una carezza in qualche modo. Ecco, stavo dicendo che è più anche che di essere accarezzato. Accarezzato, e poi più che altro mi riporta inevitabilmente al periodo migliore della mia vita, il più bello, che è quello della fine degli anni 60, anni, anni 60, metà anni. Lo se... definisci il più bello me... della tua vita? Assolutamente. Perché. Sì perché viveva, no, si viveva in aggregazione, in condivisione con tutti gli altri amici, si, andava, si faceva tutto insieme, si andava ai concerti rock insieme, si andava al cineclub insieme, si andava al teatro insieme, si faceva, si faceva tutto insieme, si parlava molto, c'era sempre un grande scambio, c'era un senso dell'amicizia molto, molto forte, l'esatto contrario di quello che c'è oggi. Abbiamo più o meno la stessa età, quindi capisco bene, intendo bene quello, quello che dici. C'era anche l'idea che la vita potesse essere inventata giorno per giorno. No? Assolutamente. E, e, e spesso l'invenzione passava attraverso lo scambio, lo scambio con, con questi amici, con la gente, c'era uno scambio continuo persino. Ma più che altro avevamo degli interessi eh, spesso in comune il fatto di amare il cinema underground il cine club io mi sono fatto tutta la mia cultura cinematografica frequentando i cine club film studio film studio, cine Tevere oh. Farnese, Azzurro Scipioni dove c'era un cine club dove c'era una, una rassegna che mi interessava andavo e praticamente io frequentandolo per circa una decina d'anni e Cinque giorni a settimana andavo al cinema, quindi praticamente ho visto molto del cinema ci facevamo delle scorpacciate incredibili e non ci annoiavamo mai, e, e copri... poi dopo c'era anche la discussione fuori per strada esatto, esatto, con gli sì, amici sì, sì. su chi aveva voluto eh, dire Roschi su quello che non aveva voluto dire. Ma tutti troviamo questi film sempre molto e poi c'erano significati e pure e quando non c'erano quando non c'erano, esatto. Perché eravamo noi a trasfigurarli. Esatto. Eh sì, e Poi era, era pieno di teatri, la città era piena di teatri, c'era un teatro. Ogni, ogni, ogni 20 metri cioè la cultura era dietro le serrande ogni, tu alzavina Savina serranda c'era sì, sì, qualcuno che sperimentava alzavi Alta serranda c'era un teatro underground sì, sì. alzavi Savina serranda c'era il cineclub alzavi Alta serranda Serrande c'era un locale dove facevano sì, sì, il rock, il blues sì, Incredibile, era sì. una città fantastica sembra, sembra un, mondo, un mondo della preistoria invece non sono tanti anni fa no c'era Vasilicò che, che è impazzito anni per fare uno spettacolo su Proust, eh, c'era Giancarlo Nanni, c'era il, il, il Carmelo Bene, c'era il Padagruppo eh, eh, che faceva... Eh, è, stato, yeah. è stato un periodo assolutamente... Senti, hai, hai parlato di amicizia, no? Eh, tu stai facendo, stai, hai scritto e stai per iniziare a girare un film che ha il tema, è sul tema dell'amicizia sì. maschile. E, e torni a fare un film, un film corale? Sì, avendo fatto l'ultimo film diciamo, a due, io e Ilenia Pastorelli, che era benedetta follia, ho sentito che era arrivato il momento, venivo anche da film in cui ero sempre con un altro coprotagonista o coprotagonista, sentivo la necessità di, di mettermi accanto del, degli altri attori e di fare un film corale. Dobbiamo realtà, pensare un po' a compagni di scuola? Eh? No, no. Non, è, non è compagno di scuola, è tutta un'altra cosa. Mm. È la storia di un'equipe medica che mm. lavora sempre insieme da ah. anni, e fanno, sono bravissimi, però nel privato hanno i loro problemi. Però sono molto, molto uniti tra di loro, nonostante i problemi privati che hanno, Beh, essendo sempre... formidabili nel loro lavoro. Se mi parli di equip medica non posso non pensare alla tua passione fondamentale, per la quale ogni tanto diciamo la ti, ti consulto, anch'io devo dire con risultati eccezionali. Devo dire ecco questo, ti, eh. ti prego dirlo. No, mi... no, eh, dove... okay. una volta ho avuto, posso dire solo questo, ho, ho avuto un problema dermatologico e Carlo mh, nel giro di due giorni. Al che telefono... a vederlo era spaventoso. Eh, eh. Io l'ho guardato. Mandai, mandai Io in, in 15 secondi, gli ho, gli ho scritto su, su Whatsapp. Comincio a prendere questo la mattina, questa sera, tra tre giorni mi chiami, mi ha chiamato il secondo giorno e mi ha detto eh. ma qua sta sparendo tutto. <ride> è vero, stavano tutto curando vero. col cortisone, sì, cioè sì. la cosa più sbagliata al mondo. Sì, sì, sì. Quindi è un demerito del tuo professore non è un merito di verdure attore è un demerito di e tu chi si è la, in medicina sai, sai che la sai. dermatologia vaga un po', nella, vaga un po ma nel la tua po era problema. una fregnaccia anche se que, brutta a vedersi le foto erano spaventose infatti non volevo mandarti <ride> quindi qua in questo film tu fai il medico quindi sei, 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 so sei, chi, so chirurgo, sei chirurgo si parlerà poco comunque di medicina ah. e si parlerà molto di più di Rapporti interpersonali. E, mh, puoi dirmi almeno il nome di un attore o di un'attrice che certamente ci sarà in questo film? Ci sarà sicuramente Anna Foglietta, Rocco ah. Papaleo. Eh, Max Tortora. Eh, poi ne manca ancora qualcuno. Vediamo un po'. Insomma, Qua, okay. Lo stiamo adesso formando definitivamente il cast. Senti, ehm, abbiamo già intrecciato 8-9 argomenti. La musica, la medicina, il cinema. Uh, sono già nel caos, ma cerco di sviscerare nel caos un tema. Intanto, vabbè, poi parleremo delle foto che sono qui, anche qui c'è cioè, musica e cinema ampiamente rappresentate, sordi, Quindi cioè. Io non vivo da protagonista, io vivo da fan, io, <ride> io non mi sono mai sentito un protagonista. Allora, a me piace avere una bella dedica delle persone che mi hanno reso felice la vita, che mi hanno accompagnato nei momenti belli. Ah, vogliamo raccontarli, quindi l'ho visto che ne Allora. Crosby e Nash, beh prima abbiamo messo una canzone, eh. David Crosby, è un gruppo che mi, ha, mi, è, mi è tanto piaciuto e mi ricorda molto gli anni miei, miei belli, quelli della, degli anni 70, di Woodstock alla fine degli anni 60. Bruce Pinkston mi piace molto, soprattutto per il suo album Nebraska, che è un album Bras. acustico. Poi abbiamo un grande chitarrista Robin Ford, la Rosato. Mm -hmm. Un grande bluesman e poi abbiamo Pete Townsend degli Hook. Poi tanto. abbiamo Vasco Rossi. Lì c'è uno Mary Strip che ti bacia in bocca. Sì, perché in realtà io chiesi a tornatore all'auditorium nella consegna dei nastri, non vorrei sbagliarmi. E dissi: ma, ma fammi premiare a me Meryl Streep, anziché fammi premiare magari un uh -huh. non ricordo chi era un regista nuovo. Un esordiente e disse: Ma no, ma, ma non me l'hanno dato a me, madonna mia, quanto ti invidio. Allora lui sul palco a un certo punto, merito, io ti dico: chiede scusa, ma un mio collega, un bravo attore regista, se l'è presa male perché voleva tanto premiarti, posso farlo venire qua? È un tuo ammiratore, è un bravo attore. Ma lei ha detto: Ma volentieri, Carlo, vieni. Allora io mi sono alzato e sono arrivato tornatura e ha fatto Dai, forse. come un fan. Padre. Allora io ho detto, Mary, you are for me like Jimi Hendrix. <ride> oh, really? Carlo, my dear. E mi ha dato un bacio in bocca. Un bacio in bocca. Eccola, eh. firmato là. Però c'è da dire che Mary Streep è la mia attrice preferita, è sempre stata la mia attrice preferita. Talento allo stato puro, assolutamente. Poi abbiamo David Gilmour dei Pink Floyd. E vedi, questa è una vacanza passata insieme con lui. Hai fatto una vacanza con David Gilmour? Sì, qua stiamo all'Indos Lindos, in, Gre in Grecia. Questo è Jeff Beck. Dietro ci sono le Led c'è cioè una bella dedica di Jimmy Page. Dal punto di vista del virtuosismo, Jeff Beck è il più grande di tutti? Del virtuosismo puro? S mm. Sì, è il no, il più grande di tutti è Jimi Hendrix, secondo me. Eh, certo. Eh, lo, lo talmente Jeff grande. Jeff Beck suona alla Jeff Beck, quindi ha un modo suo di suonare la... Come chitarrista di gruppo, di quelli che piacciono a me, eh, io ritengo che Jimmy Page sia superiore a tutti, per quello, anche come compositore, per il tipo di accordi che tirava fuori. Eh. Eh, è stato molto, molto importante. Adesso suona meno perché non ci sono più le zeppeli. Però insomma tutti eh, i miei chitarristi... C'è Albertone alle, alle tue spalle. Il sordi non ci può non essere perché eh. è stato... Mio... poi qualcosa ti chiederò. Ti, 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 hanno, cioè, ti stanno flagellando da anni su Alberto Sordi, mi rendo conto. Con questa storia delle rete. Cioè, però una domandina. L'ho so, eh, eh. sempre eh. detto più, più che esatto. dirlo. Eh, però l'ho detto per anche, la centesima anche, Ricordo lo disse Fofi, lo visto anche. No, l'ha eh. detto lui, lui ha detto lui il mio l'ha detto lui in una trasmissione sì, sì, con sì, Costanzo, sì. dove c'era anche Monica eh, Vitti. Eh, questo ma. vale la pena. però dire. Eh, Però io non ho mai ribadito questo perché ritengo Sordi un qualcosa che sta sopra. È una maschera inimitabile, le maschere non hanno eredi, quindi sordi e sordi è stato un grande rivoluzionario, soprattutto all'inizio della sua carriera. Io non l'ho mai imitato, però mi ha fatto avvicinare al cinema di commedia ecco. sicuramente. C'è poi questo problema, questa questione, però finiamo adesso il giro della... Questa, questa questione del come del come reinventarsi una volta che sei stata una grande maschera, del come reinventarsi quando non è più possibile riproporla quella maschera, che vale un po' anche, anche per te, ritengo. Lì c'è Lynch e poi c'è Fellini, 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 per, Fellini per me era il più grande di tutti, a parte il fatto che era un amico di famiglia, veniva spesso a cena a casa nostra, lui con Giulietta. È venuto qua, qua, era al Teatro dell'Opera durante la prova generale del Barbiere di Siviglia, che io diressi nel 1991 al Teatro dell'Opera, all'inaugurazione del Teatro dell'Opera di Roma con il Barbiere di Siviglia. Io lo invitai alla, alla prova generale e lui fu molto carino. Mi scrisse anche una bella, una bella lettera il giorno dopo. Era, però, come regista, lo considero. Sai cosa, lo, lo considero superiore perché era un grande psicologo, era un grande osservatore, era un poeta, era un costumista, era un truccatore, era pittore. un pittore, era tutto, tutto, tutto. Sai a proposito di, di Fellini, devo dire, proprio l'epoca dei cineclub, un po', proprio per questa costipazione di film, questo voler po cercare significati anche... Fellini a un certo punto l'avevo messo un po', un po' da parte, no? quasi considerandolo un sopravvalutato. Ho visto recentemente, dopo anni ho visto Roma e Satiricon e, e ho capito che era il genio assoluto. Era assolutamente cioè, un genio. Ho, ho riscoperto il genio assoluto, anche, anche naturalmente raffrontandolo alla, al cinema di oggi. E poi lì c'è Vasco, è un bel è ricordo un... con lui perché lui mi fece la colonna sonora insieme con Gaetano Burreri di stasera a casa d'Alice. Ah. Fu un incontro molto, molto affettuoso, un bel ricordo di lui, è una gran bella persona, nonostante sembra un burbero, ma in realtà è una persona dolcissima, molto generosa, persona per bene. Senti Carlo, adesso tu hai, hai detto questa cosa molto interessante, che ti senti sempre un fan più che sì. un protagonista. No? È bello questo, no, ma ti mi molto sento bene. sempre giovane. Ma ti capisco <coughs> molto, perché ehm, io ho avuto una certa frequentazione con, con Carmelo Beni e lui... E lui eh, di sé diceva che era un mitomane, cioè lui che era a sua volta diventato un mito, diceva di sé che era un mitomane, quindi un fan, nel senso che lui andava a casa sua soprattutto di miti sportivi, devo dire. Quindi Van Basten, Edber. No, ma lui era lui un, un grande conoscitore di calcio. Era conoscitore. Lui era un grande tecnico, un, un tattico era, capiva bene le tattiche. Sì, 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 sì. Era un grande ammiratore di Falcao. No, sì, sì, lo sappiamo. Eh, era un grande. Ed era talmente ammiratore di Falcao che lui quando vedeva, lui che in genere abbiamo un atteggiamento. Cioè aveva, spesso ho visto gente, gente insomma genuflessa. quando vedeva Falcao diventava un bambino, per tornare al tema del fallo, diventava un bambino. E, e Falcao che non conosceva Carmelo B, non si rendeva conto di avere un genio genuflesso ai, ai suoi piedi, non si rendeva conto. Eh. Eh, cioè, ehm, tu però adesso ti senti un po' un classico, perché voglio dire. Premi e riconoscimenti a Rotterdam, quella pagina su Le Monde. Una pagina su Le Monde non è una cosa semplice perché, in genere, ci vanno a finire nella pagina culturale molti, molto, pochissimi italiani. No, è stato questo giornalista che trova interessante. La, il mio tipo di commedia faceva un parallelo su una commedia che lui non amava lui, eh, e, esatto. lui, e quindi lui metteva me come esempio di una commedia invece che se, doveva essere in qualche modo più esportata, soprattutto anche conosciuta in Francia. Infatti, di lì a poco sono andato a Parigi a presentare Benedetta Follia. Sì, mi ha fatto molto piacere quella pagina, la considerazione che hanno avuto. Eh, mi ha fatto piacere il premio che ho vinto in Cina, Xiana, chi se lo sarebbe mai aspettato? Io stavo là in Platea con 5.000 persone di pubblico. Ma annoiato perché dico, ma figurati ci stanno attori russi, attori francesi. Ma tu non attori... sapevi Dieto? -die. Ma che? Ma io mi ero presentato con, con... l'abbiamo fatta grossa, dove fra l'altro divido il film con l'albanese. Sa sapevo che era piaciuto il film, incredibilmente. Mm -hmm. Pensavo dico, ma commedia semplice per loro c'è Marco come niente, c'erano un sacco di attori importanti. Quando hanno detto il mio nome, Aha. ho preso un accidente. Allora, mentre andavo verso il palco, che era un palco, un palco sterminato, sembrava la, 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 la premiazione degli Oscar a Los Angeles. E la, I cinesi fanno le cose cento volte più grosse degli americani ormai. Sì, sì, là, sì. Eh. Basta andare a Shanghai. E, eh, sì, infatti ci sono andato. E Mentre andavo verso il, il palcoscenico. Eh, cominciavo così a, a, a pensare a quello che dovevo dire in inglese perché mi stavo quasi addormentando perché era meraviglioso lo sì, spettacolo, sì. però era talmente lungo. Sì, Quando sì. hanno detto il nome mio mi ha fatto molto piacere. E sì, mi sento un classico, in qualche modo mi sento un classico, soprattutto pensando ai primi film, ai film quelli che il pubblico ricorda di più e forse ama di più. Perché ci sono le battute, perché parlano con le battute, ci sono delle battute che sono rimaste nell'immaginario collettivo. Guarda, Carlo Da Ofamo Strano um, Cioè, ogni tanto va di moda un qualcosa. Lo vedo poi tra, sì, sì, sì. Su, su Whatsapp quando mi, mi arrivano delle cose. E non scade mai. io, veramente, il tuo cinema, partendo anche dalla mia esperienza personale, ma quella di tantissimi altri, lo chiamerei veramente un potente antidepressivo. Cioè, veramente se io ho un. Un pomeriggio, un po' di malinconia in cui sto a casa, eccetera. So con certezza, con certezza che se vado a pescare le immagini di un tuo film, ma quasi a caso, ma allora, poi eh, no, ognuno ha le sue predilezioni, so con certezza che questo mi restituirà l'umore giusto. Questo mi fa piacere perché eh. ultimamente io ho passato eh, circa tre mesi nel mio quartiere a visitare malati terminali che chiedevano oh. di, di incontrarmi per ringraziarmi. Qua, in, qua in zona? zona, ah. zona. Per, anche il bambino Gesù, per ringraziarmi perché gli avevo fatto compagnia nella terapia del dolore, durante i momenti difficili. Ma. E questa è stata una cosa... Io sono andato una, ho detto di sì a una signora, che, eh. la, la cui sorella mi ha incontrato al bar, mi ha detto senta mia mi sorella, chiesto di farlo, mi sì. ha chiesto diceva che mia sorella vorrebbe tanto dirle grazie, Dico, sai, a pochi giorni. Dico volentieri di che... eh, sono rimasto anche un po' un attimo sconcertato. Poi sono andato, è stato veramente... un incontro che durava 20 minuti e durato due ore, siamo messi a parlare di tutto, io mi sono dimenticato che lei era malata. Uh -huh. Abbiamo parlato del più, del meno, di cose anche che ci... abbiamo trovato degli agganci che ci riguardavano insieme. È stata una, una serata, e poi alla fine mi ha detto grazie. Lei ancora oggi mi ha non mi ha fatto mm. ricordare il dolore con questa bella chiacchierata. Mi torni a trovare. Non sono riuscito a trovarla perché è andata, è andata, è andata via. Però è andata via col sorriso. Ora, quando sono uscito da quella casa, ho detto: Vedi, tu non ricevi tanti premi, tante cose, ma questo è il più bel premio. Quando tu sei utile a una persona, quando ti dice grazie per avermi fatto compagnia durante la terapia del dolore e di avermi fatta dimenticare, è bellissimo. Poi da là se sparsa la voce ogni casa <ride> c'era malato e dovevo caldo. andare. E eh, vabbè. Eh. Una cosa Carlo, ma questo eh, diventare così intimo della malattia altrui non, non ti ritornava poi come un boomerang nella tua testa come... Oh. No, no, ormai quando si parla di Carlo Verdone si dice sempre quell'ipocondriaco. Ma se c'è una persona che non è ipocondriaco? Diciamo no, ma non lo, non lo sono mai stato. Sono sta ho, avuto, ho avuto un periodo iniziale in cui ho sofferto e non ne ho fatto mistero di attacchi di panico all'inizio della mia carriera. L'ho detto, ma l'ho detto anche per dare coraggio a chi ci soffre. Volevo, volevo, volevo dire, guardate che se ne esce, si può uscire. Bisogna, averne, bisogna avere un, molto coraggio perché il farmaco fa, ma fa molto questo e il tuo coraggio. Devi trovare eh, la forza di far uscire fuori il tuo coraggio e, 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 e metterti alla prova, in prove molto difficili. Se tu superi quelle prove, poi a un certo punto Ce si, si sfianca il panico. Si sì, spianca e se ne va. Perché confondono la tua passione per, um, oh, per le farmacie. Che fastidio, che Ma quella è una, 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 una passione mia privata, è privata, non rompi coglione a nessuno, non dico niente a nessuno. Sì, Sono sì. gli altri che mi chiamano sì, la sera. Io sembravo un medico su quel sì, tavolo sì, che sì. c'eno e, eh. e rispondo come il medico <ride> dei, dei viaggi di nozze. No, non mi disturbi affatto, dimmi. E in genere c'è sempre la cosa. Però <ride> io non dico mai... Io dico sempre, per me è questo e la medicina è questo, certo. ma senti il tuo ma medico. Io sempre. ho detto, ma sempre detto. Spesso, se, spesso se, al consiglio. Se, dico, certo. segui il tuo medico, perché io sarò anche brava a intuire alcun, mica mm. tutta, eh, alcune cose. però non voglio mica combinare dei danni, perché io non mm. sono laureato in medicina, anche se uno, uno non ho un onoris causa alla Federico II. Di Napoli. Ma um, il, tempo, il tempo che passa, beh, poi a un certo punto il tempo, il tempo precipita, cioè non passa più, precipita. Eh, questo, questo ti induce, ti induce a, a pensieri un po' sinistri voglio dire nel senso no. che il tempo che passa si accompagna fatalmente a, una, no. a uno scadimento delle funzioni del corpo delle cose, non, non, ti, non, non ti crea bisogna a... seguire il destino con molta bisogna, bisogna seguirlo con, senza puntare troppi piedi la vita è così se tu ti opponi vieni trascinato ed è brutto se tu lo segui, eh, cosa succede di bello? Succede che nell'età matura, come la mia, a un certo punto tu cessi completamente di fare il tifo per te stesso, di pensare a comandare il film. Che bella no, cosa di, che Tu hai diventi detto. il tifoso dei tuoi figli. Che bella cosa che hai detto. Diventi il tifoso dei tuoi figli. Fai il tifo per loro e ogni soddisfazione che loro hanno è come se io ne avessi avute 100 in una giornata. Io... Oppure anche per qualche figlio di qualche amico mio. Cioè, a me vedere dei ragazzi che in un momento così difficile ce l'hanno fatta, mi, mi dà una, una grande soddisfazione. Hai detto no? una cosa fantastica, una cosa fantastica. Secondo me la svolta della vita è spesso, purtroppo, si ha bisogno di troppo tempo per capirlo, bisogna capirlo sì. prima. E quando, quando, si, quando si smette di stare dalla propria parte in modo così ossessivo, quando quando ci si stacca un po' da sé, o per, o per amore dei, dei figli, o per, nel caso tuo, no? hai parlato anche di questa esperienza con i, con i malati, separarsi un po' da sé dal punto di vista egoico è una svolta sempre fondamentale della vita. E in questo senso forse essere padre, avere due, due figli, tra l'altro ho saputo che tuo figlio è anche un bravo musicista. Eh? È un bravo chitarrista, chitarrista, però fa un tipo di lavoro che gli, gli consente poco. Però per esempio questo weekend andremo fuori in campagna. Suonate insieme? Suoniamo insieme, arriva un nostro amico bassista, e io la batteria, lui la chitarra e, e facciamo sempre delle belle cose. Intanto ce le registriamo anche e diciamo ammazza quanto siamo stati bravi. Però in realtà i bravi sono loro, perché io sono un batterista che tiene il tempo, non è che posso fare tante cose. Sei stato all'ultimo concerto di Antonello? Vendetti? Non ci sono stato perché ero fuori a Monte Carlo, ah, uh -huh. quindi a prendere l'ennesimo premio, eh, ci vado spesso. Cioè ancora speso. A vedere le partite di calcio da, da Antonello. Mi divido tra Antonello, Giovanni, l'altro mio amico, Malagò e eh, allo, allo stadio, allo stadio, o allo stadio. Però allo stadio ultimamente ho meno voglia di andare perché mi ha molto deluso questa squadra. Mi ha un po' deluso. Io la Amo scelta. sempre la Roma perché la mia squadra la seguirò anche quando nei momenti bui come questo, che è un momento, questo è un momento più che buio è un momento molto confuso, molto è la mia squadra, però francamente ritornare a casa con la moto, con un risultato in cui hai preso quattro sberle, oppure hai perso dei punti, o con, una squadra, o con un gioco opaco, un gioco con sempre. un gioco opaco, con dei giocatori un pochino scadenti, perché noi abbiamo dato via tanti giocatori molto importanti, fondamentali in altre squadre per acquistare a tanti soldi dei giocatori che in realtà sono stati dei giocatori quindi, che non hanno promesso, che non, non hanno mantenuto sei... quello che promettevano. A ecco. dir poco. Deduco che non ti sei malinconito per l'uscita di Monci e di, di Francesco. Quindi. Di Francesco un po' sì, perché di Francesco ma è, è una bravissima persona, un bravo allenatore onesto. Cosa poteva fare con quella squadra così difficile da gestire perché è un mosaico così scomposto? È una cosa complicata. La torta è stato forse quello di accettare, no? Eh, purtroppo è... se ne sono anche forse un po' approfittati della, eh, della fragilità di, di Francesco. Io ho scritto che Monci ha detto. Se ci fosse stato capello, non l'avrebbe accettato. Non avrebbe accettato, no. cioè. Io ho scritto che ci ha disintegrato questa squadra. Io l'ho sempre detto eh, dopo, eh, dopo, eh, dopo, so, dopo 30, 30 giorni e sì, 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 sì. immediatamente sono stato. E adesso è arrivato attacca. un tuo amico sulla banchiera della Roma, no? Beh. È un mio amico, eh, de ma. deve portare un po' di fiducia, deve portare un po' di razionalità, eh. deve portare un po' di, so di equilibrio. No? Eh, il tempo è poco, no? ma la, la Champion mi sembra molto lontana. Mm. Le milanesi giocano sicuramente in maniera mm. in questo momento migliore. E quindi speriamo l'Europa League. Senti, parlavamo di, di umori prima. Di che umori ti sei svegliato stamattina? Buono. 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 Di solito ti svegli di buon umore? No, non mi sveglio di buon umore perché magari se ho avuto un uno scontro con il produttore, magari la sera prima, che mi mette in crisi, e allora sto tutta la notte con i nervi a fior di pelle, dicendo: Ma perché non ha capito? che questa cosa, questa mia intuizione è giusta e vuole aver ragione lui che secondo me non ha ragione lui quindi eh, sono cose che poi mi terremotano eh. un po' il film e tante cose quindi quando ho gli scontri con De Laurenti so quando c'è qualcosa no, io con gli, con gli amici non ho nessun tipo di di, 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 di con contrasto impegnativo, impegnativo. sono cose di, in genere sul lavoro ecco, ma però devo dire la verità non è che capita così spesso, non capita spesso. e poi no. tu hai i tuoi cocktail no, per dormire, una volta a me No, non prendo più niente. Un tempo, un tempo mi ricordo che mi aveva Eh, ma un, tempo, un eh. tempo li prendevo perché giravo i film e non dormivo niente, quindi... Eh. Eh, beh, anche qua, forse quando c'è avuto un incidente serio con eh, la moto. Eh sì. Molto serio. Sì, quando ho avuto A proposito di produttori, Cecchi Gori voleva buttare nel secchio compagni di scuola? Eh. No, non è che lo voleva buttare nel secchio. Mario Cecchi Gori non credeva assolutamente, cioè il papà di Vittorio non credeva assolutamente... in in quel film perché era troppo corale troppo verboso troppi attori mi diceva dov'è che fai ridere te tu non fai ridere sei il personaggio più malinconico 23 attori in scena prenderemo sberle da tutti non saremo primi a Natale sarà un disastro prenderemo schiaffi eh, mi dirò pure il copione in faccia il miseria. copione in faccia? porca miseria mi arrivo al copione cioè, alla, alla lettera 220 <ride> pagine però non, ha scritto all'italiana mm. mi centro qua <ride> Tutti i fogli per terra, un'umiliazione. Poi, quando arrivò il giorno in cui io lo proiettai all'International Recording, lui venne scazzato, già, sapendo già di, secondo lui di vedere un film noioso. Alla fine del film, se accesero le luci, non c'era stata nessuna reazione. C'era lui davanti che fumava il sigaro. Io mi guardai con gli altri e dico: Boh, mi è piaciuto. Allora, la mano mi fece io andai da lui, dimmi Mario, vieni qua, questa una Sperla. mi abbracciò, e mi disse, tu mi freghi sempre, perché li giri meglio di come li scrivi, ma non era vero, il film l'ha scritto benissimo, gli, gli piacque tanto, tanto, e da, da quel giorno non mi sei più bocca, sui miei film, perché capire, però, Bon, stato... eh, compagni di scuola ancora 5 anni eh, ce l'ho avuto come produttore che poi è morto nel 93 senti eh, quindi è svegliato di buon umore hai, hai fatto stamattina gli addominali? no stamattina non ho fatto gli addominali perché ieri avevo un dolore abbastanza forte all'anca ah. eh, infatti mi dovrò operare perché non c'ho più cartilagine mm. e quindi ho dovuto prendere un'antipatia infiammatorio abbastanza potente quindi non ho voluto stamattina sfrugugliare che... troppo però sì, in, campagna, fai. in campagna ho, ho i macchinari eh, e poi posso passeggiare um, anche non facendo salite e discese ripide posso fare delle camminate che mi fanno molto bene tu hai un tuo buon rifugio in campagna? un posto dove sì, vai spesso? in Sabina. Sabina Sabina mi piace molto perché i miei genitori negli anni 60 eh, costruirono una casa con i loro risparmi bella eh, tra Terni e Rieti e questa casa per noi è stata molto importante perché è legata a tanti bei ricordi la casa fu pronta nel 62 eh, ed era bellissima, era bellissima, la, la fece mio zio Gastone, la disegnò lui come era architetto ed era bella, bellissima, ho, ho tanti bei ricordi, tanti amici, partite a pallone, facevamo le Olimpiadi Sabine, il lancio del giavellotto era il lancio della canna, il lancio della la, la, il lancio del peso era il lancio del masso, poi il salto in alto. Eh, era veramente divertente le biciclette, le cose. Un bel periodo. Poi cosa è successo? È successo che sono arrivati terremoti. Terremoti dell'Aquila, terremoti nel Reatino. E a quel punto, una chiesa di, nostra, di mia proprietà, attaccata alla villa, si è lesionata di brutto. È cascato il campanile, è cascato il rosone. E quando un giorno andai all'Aquila, perché gli Aquilani. Volevano che io andassi lì per il giorno di Ferragosto per presentare un film e chiacchierare con loro che non stavano dentro un tendone, poveracci. Un, signor, un signore, un, uh, un dirigente della protezione civile, mi disse: Senta, dove c'è la casa lei?. Mi hanno detto che lei. Dico, c'è la Nerreatina. Gli ho detto la località. Faccia un bel adeguamento sismico, mi disse. Eh. Dico, perché mi dice questo? Perché il terremoto si. Si, spostè, si, sta, si, si sposterà cosa che si è verificata e di che quindi lo faccia prima che può va veramente ha avuto mi dire, allora io l'ho preso siccome mi sembra una persona molto affidabile a un certo punto dissi forse è arrivato il momento di dare retta a questo signore perché io questa casa non la venderò mai questi sono i luoghi della mia infanzia i luoghi dove sono stato bene con la mia famiglia, i miei genitori, questa casa. Allora ho portato un'impresa molto seria e l'impresa mi ha detto questa casa non è da salvarla, questa casa è da buttare giù, perché non ha le fondamenta fatte bene, Dice, c'hai le fondamenta degli anni 60 quando si buttava un po' di calcestruzzo", E quindi da dovuta buttare giù. E quindi lei dico che consiglia? Giù la casa, mi ha detto, gli costa più. Fare, il, la, si, fare un adeguamento su sì, una sì. cosa così, rifaccia il disegno. Allora io ho chiamato una brava architetta, mi ha rifatto un disegno della casa, però molto più lunga e molto più, perché siamo in una collina così, sì, quindi sì, la casa sì. è così e poi va anche il piano di sotto. E adesso la casa è di 600 metri quadri, prima non era di 600 metri quadri, prima era di 200... 60, Non sì. esisteva piano di sotto, erano, erano cantine. Erano cantine. E, e adesso la casa è sicura, bellissima. E ci vai spesso. Ci vai. Tanto. Spesso cioè, è bellissima. Gli olivi, la piscina. Un bel, un bel riscaldamento eh, esatto. che viene dal, dal pavimento. Quindi o il freddo, effetto cattedrale. È bello sapere, sapere che c'hai un posto amico Un posto dove dove andare è sicuro. Sicuramente... Quello è l'unico posto dove io dormo, sì, sì, ecco sì, perché sì. ci vado. Si stacca con tutto, sì, sono isolati sì. in una collina, sì, sì. è una meraviglia. Fai e poi il, tuo la... olio, cioè il tuo olio, c'è cioè il tuo olio. C'è il mio olio, le mie pesche, le mie prugne, sì. il, mio, il mio orto e poi soprattutto la cosa bella è che regolando bene il, il, la, la refrigerazione della casa che viene dal pavimento perché. Sono gradi, sì, sì, o hai fatto, caldo o freddo. Ho fatto una cosa sacrosanta lì. Ecco, effetto cattedrale, tu anche il, ad agosto, a luglio, con 38 gradi, devi dormire in casa con, fresco, una con una copertina. Che è la cosa più bella del Beh, mondo. Certo. Senti, ehm... E poi c'è tutta la biblioteca di papà, tutti i 20.000 libri di papà. L'hai portata lì. L'ho portata lì al piano di sotto c'è una biblioteca sterminata e quindi abbiamo salvato tutti i libri di... Vabbè. Bene, tornando, tornando però al tuo presente di, di artista, e, e tu sei ben lungi dall'essere dall a un discorso di, um, di bilancio di, di, una, di una... Perché secondo me, io ricordo sempre, una volta che mi ha detto una frase che ti disse Roberto Rossellini, ti disse, ti fece una profezia, tu diventerai un grande attore drammatico. La profezia diciamo non si è avverata, però... Io sono convinto, un po' perché ne abbiamo parlato, ma un po' perché, perché sono sicuro che è così, che nella tua testa uh, tu sei un attore per me straordinario, cioè no, non aspetto che lo dica tu perché è, è, è nei fatti, però io non te lo posso dire. Però, però, però lo dico io, ma secondo me nella tua testa ti aspetti da te qualcosa che, che vada oltre, che vada in qualche modo a, a corrispondere alla, alla profezia di Rossellini nel tuo, nel tuo futuro. Io credo... forse questa gabbia, no? questa gabbia che ti hanno costruito addosso per motivi ovviamente di cassetta di... anche perché la gente no, vuole questo il problema è un altro il problema è un altro è, è che la gente mi vuole come quella signora malata che mi, che mi la ha la gente vuole quel a... verdone una signora dopo aver visto la grande bellezza mi disse bel film e niente da dire ma mica si metterà a fare quei film là dico beh ma perché era un brutto film no lei ci deve far sempre ridere perché lei è il mio antidepressivo privo di effetti collaterali, Verdun, non famo scherzi, eh. cioè, sta, Sei è un po' prigioniero. è, è, è barista, è, è sì, aga, è no, eh no, non è che cambiamo adesso, eh, ci mettiamo a fare biche. Bergman, no, 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 no <ride> eh no, adesso essere sempre perdone. Eh, eh. Ti senti prigioniero di queste cose? Un pochino sì, certe volte sì, perché in realtà, detto tra me te, io sto andando, se io. C'è un motore che può andare a 180, io sto andando a 100, a 90, mm. sto andando alla metà. Io potrei dare molto di più anche in altri film non prettamente comici, non, mm. anche brillanti, dove l'ironia non manca, però dove c'è anche un po' di dramma magari. Mm. Ecco, là sono nell'età giusta, secondo me, mm. per poter far notare anche questo aspetto che il pubblico conosce. Intravede nei finali melanconici, nel personaggio cioè. della grande bellezza. Anche, anche il libro che c'è scritto. Anche il libro che c'è scritto. Beh, libro, ecco, lì, ecco. Quel, quel libro è stata una cosa meravigliosa perché il scrivere, secondo me, ho scoperto che è una cosa straordinaria. Perché non hai nessuno che ti dice niente, o oh, se ride a pagina 3, se ride a pagina 15, oh ma. Lo fai finì che si ride. Sta parola si ride, è una cosa che Beh, per noi è un'ossessione un e la odio perché io voglio essere libero. E quando sei scrittore sei finalmente libero. Quando ho scritto quel libro, l'ho scritto in piena libertà. La casa sopra i portici. La casa sopra i portici, che mi ha dato tante di quelle soddisfazioni che manco delle immagini. È stato venduto di Dio, centinaia di migliaia di copie. È stata una cosa incredibile, perché continua a vendere nel tempo. Magari, magari questo progetto potrebbe, perché poi la, la tua storia di famiglia è una storia straordinaria, solo per i personaggi che entravano in casa è una storia straordinaria, tuo padre, tua madre, chi eh, c'era, zia Lina, che, che ti, cioè, mi ricordo dei personaggi. ma eh, L'idea di, di costruire un progetto cinematografico? Eh. Mai. Perché nulla è più vero di un libro nulla è più falso di un film se io vado a rifare con un, fil eh, un film su un una storia vera ma che siamo pazzi io che faccio la parte di mio padre degli attori fanno la parte di Carlo di Luca, di Silvia ma quando mai ma quelli erano personaggi veri quando parlo di Rossellini e Rossellini quando parlo di Pasolini e Pasolini quando parlo di Fellini e Fellini quando parlo di eh, del, garzone del fornaio dello Stagnaro del, 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 So, so Sono personaggi, personaggi veri nel, nel, no è una cosa talmente intima talmente sentita che quella deve essere un libro che non puoi consegnarla a un altro ma no ma per carità di Dio ma per carità di Dio di questi personaggi che entravano in casa tua era quello che, eh, che ti metteva più soggezione. Entrava anche Pasolini, no? Qua in, Pasolini, in Pasolini un paio di volte perché veniva a controllare delle cose. Papà gli stava scrivendo una cosa molto lunga, credo che per bianco e nero, era un saggio lungo. Pasolini due volte è venuto a prendere i fogli, ma telefonava spesso e Papà doveva, gli doveva rileggere le cose, e lui faceva altro che fare correzioni di attributi, aggettivi, cose. E se che padre, ogni tanto faceva. come dire, era, era sfiancato da Pasolini che lo faceva, uh -huh. non ne poteva più. E... Senti, no. ti una cosa di Pasolini. Ti piace più il Pasolini? Il Pasolini cineasta del Decameron Cameron o quello del Salossad, quale ti è piaciuto di più? No, quello. quello... Beh, a me piace que il Pasolini in bianco e nero. Quello di Mamma Roma, di Alcatone, di, eh, di Vangelo Secondo Matteo. Quello è il Pasolini che amo di più. Quello, quello Camero mi è piaciuto molto. No, Salò incomincia una parabola un po' lì, discendente lì è... di tutti gli, i grandi registi. Uh -huh. Lo stesso Fellini hanno avuto un momento di. ma tutti, anche Chaplin, arriva il momento della discesa, uh -huh. c'è poco da fare. De Sica, anche è stato un grande, immenso regista. Però nel caso tuo senti che il meglio deve ancora arrivare invece. Io spero, me l'auguro però non vorrei. Una cosa mi sono promesso, non voglio che il pubblico mi dia il cartellino rosso, vorrei darmelo da solo, cioè uscire io dal campo prima e dire grazie, è stata una bella avventura. Non voglio che me lo dia il pubblico. Sono abbastanza, sono abbastanza intelligente da capire quando arriva il momento di andarsene di uscire del campo e dire ho fatto tante belle partite grazie. Senti Carlo, um, abbiamo, parlato, abbiamo parlato di tanti, abbiamo parlato di figli, abbiamo parlato di... non di... abbiamo ancora parlato di donne, eppure eh, non è possibile fare una conversazione niente, con te... Niente. Non si sa niente. No, ma eh, su, su di te, beh, insomma, qualche no. volta abbiamo parlato, però, però, tu, tu dormi solo? Sì. E eh, ti crea problemi dormire solo? No, no. anzi. È una meraviglia. No. Sì, ci sono, È una questione di abitudine, poi? Ci sono, perché io, naturalmente, facendo questo mestiere di intervistatore seriale, eh, ci sono due partiti ben, ben distinti: quelli che anche accoppiati, eh, che dormono soli perché hanno bisogno, eh, e quelli che invece dicono: eh, Io non posso non dormire con una donna accanto perché. Sì, perché, sì, la sono, eh, la sono, 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 sono la maggior partito. parte. Tu, tu invece preferisci dormire solo. Non so, cioè, mio... hai bisogno di un corpo vicino da. da no. Mito no, perché... Brass mi ha sempre detto che lui, prima, prima che chiaramente che lui aveva bisogno ogni tanto di notte di mettere una mano sul culo della, della sua tinta. No? Pure di notte. De, sempre di notte pure <ride> sì. era, era, era un modo per assicurarsi, era la sua coperta di vino. È cioè, eh, la cosa che più, più gli, gli mancava. Invece. È una questione di abitudine. Se la persona è giusta si sta benissimo. Però. Il fatto è che per tanti, tanti, troppi anni ho dormito da solo per conto mio, quindi non mi fa nessun non problema. Ti fa nessun effetto? No, nessun effetto. Cioè, oddio mio, mi succede qualcosa, no? Mm, no. no questo, questi effetti. No, no. Beh, per adesso ancora. Parliamo però. No, non la devo trattare come una badante, la donna che sta come un'infermiera, no. Se dorme nel letto deve avere. Ma... ci deve essere un trasporto. e eh no. Se la, la trovo infermiera è uno schifo, dai. No, no, L'idea di avere qualcuno vicino, insomma, quando si va, si va in là con gli anni, no? tutti noi pensiamo: oddio, a avere qualcuno vicino succede qualcosa,' cioè, però è giusto quello che dici. Ma eh, parliamo di donne sul set, invece, perché tu, porca miseria, adesso l'elenco è sterminato. però anche l'ultimo, la, la Benedetta Follia, eh, per noi, almeno per me, è stata una rivelazione assoluta l'attrice. Tu hai, 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 una, hai un piacere, hai un talento particolare nel portare, anche esempio, quando ho visto Margherita Bui con te sul set, eh, eh, ho scoperto una, una diversa Margherita Bui. Vorrei essere ricordato come il regista che ha sempre amato le sue attrici, eh. le ha sempre esaltate, le ho sempre portate ai massimi livelli. E una delle più grosse soddisfazioni per me è quello che le mie attrici, soprattutto più che gli attori, hanno ricevuto tantissimi premi, tutte le mie attrici hanno ricevuto delle... delle, delle... comunque riconoscimenti, anche, anche... dei riconoscimenti grossi. Anche della delle... Sì, 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 ma io le so curare, conosco bene l'animo femminile, cerco di conoscere bene l'attrice prima, mm -hmm. conoscere fino a dove si può spingere, conoscere i suoi difetti, conoscere... Le, le sue fragilità, le sue debolezze, i suoi tic. E piano piano poi comincia a scrivere su di lei. Mm -hmm. Quello è, un modo, è il modo migliore per non far sbagliare l'attrice. Certo. E poi, andando avanti, l'attrice acquista sempre di più sicurezza e quindi si abbandona anche un po' quello che è il suo, il suo temperamento e lì, naturale. Esce, esce il risultato importante. Io sì. ho fatto qui: mi sono segnato qualche nome, sicuramente qualcuno l'ha dimenticato: Eleonora Giorgi, Margherita Buia, si argento. Ilenia Pastorelli, l'ultima, Laura Morante, e Michela Ramazzotti, Claudia Gerini, forse Stefania Rocca, Stefania Rocca, Tanza, Francesca Neri. Neri. Eh, Claudia Gerini, forse l'empatia. Elena eh, Sofia Ricci, Da eh, sì. eh, sì, eh, eh, troppe ce ne so Claudia Gerini, forse, forse l'empatia più forte è stata con lei? Probabilmente so se... sì, perché lei era perfetta sì, nel. Molto diversa da te come, come persona, forse anche per questo. Certo, è diversa da me, sì, però è molto simile a me. Nell'osservazione, nell'osservazione del tic, del dettaglio, nel, dello, è molto simile. Questo mi ha molto facilitato, perché lei è riuscita a coniugare la sua avvenenza, la sua, la sua bellezza, anche con, prendendosi ma anche molto in giro. Perché lei è dotata di una grande ironia, autoironia, è una che si prende in giro continuamente. Quindi con lei sono andato veramente... Eh, accento all'ora loro, questo si vede prima di sì c'è un, un grande feeling sia mm. in viaggi di nozze che in, sono pazzo di risblonde che poi è un film molto dolente tutto girato in Belgio figurati e poi secondo me dove è stata veramente strepitosa proprio come attrice è stata in grande grosse perdone nell'episodio nell quello dell'albergo a Taormina sì, della sì, coppia sì. di Cafoni con il figlio sì, sì, che è. vanno Ah, in questo albergo, che è più grande delle loro possibilità, però loro stentano i loro soldi da venditori dei cellulari. E, della... poi, e poi Claudia, con, con dei colpi, ogni tanto, però era una ragazza così assolutamente effervescente, con i colpi di profondità. A un certo punto, una volta mi disse che, che tu cerchi la verità, sei uno che cerca la verità attraverso il dolore. Mi disse, Ho visto questa frase qui: Cerco la verità te... attraverso il dolore, cioè che il dolore per te è un processo di conoscenza che insomma ti riconosce un po' in questa... Sì, è molto, è molto raffinata come, eh, direi, come, come speculazione quella che fa Claudia. Potrebbe anche essere vera, se ha detto una cosa del genere, ha detto, ha detto una cosa che in parte... No, l'ha detta a me. In parte è vera, in parte è vera. Eh, più che dolore io però lo definirei tormento. Mm -hmm. Il tormento creativo, c'è un, un tormento mm -hmm. in qualsiasi autore che crea, regista, attore, c'è un tormento creativo. In me molto, eh, certe volte è molto forte perché eh, non sai mai com mh, come fare una determinata cosa, se stai spingendo troppo, se devi spingere meno. Eh, hai, hai, ogni tanto hai mille dubbi. Però è anche vero che se tu trovi il partner giusto, a quel punto tu eh, segui molto bene l'andamento del tuo partner, ecco che si forma un, un interscambio perfetto sì. e quindi ti adegui alla misura giusta. Ha detto ci si in legge. maniera molto raffinata, sì. eh, ha detto una cosa sì, giusta. Ce l'hai oggi il partner giusto? Spero di sì. <ride> perché, perché oggi forse, in tempi in cui la socialità torniamo un po' al discorso all'inizio: la socialità è totalmente azzerata, no? la, la difficoltà di scambiarsi, di parlare, di comunicare, di incontrarsi, di guardarsi negli occhi. Forse l'unica roccaforte è appunto la possibilità di incontrare non dico un'anima gemella che è un po', un po' forte, ma una persona con cui eh, scambiare nell'intimo eh, le proprie esistenze. Quindi, e quindi farsi un po', mh, no, non tanto in senso infermieristico, ma in senso di, nel senso solidale, Ci vogliono, no? ci vogliono però dei, dei, degli interessi in comune. Tu dici che? che no, interessi in comune che, ci che vogliono. Che possono non essere professionali, anche per fare... No, ci vogliono degli interessi, degli interessi in comune. No, no, professionali no, per carità, non mi metterei mai un'attrice accanto io, per carità di Dio. No, 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 ma no, ma per carità, si starebbe sempre a parlare e mi ha chiamato, non mi ha chiamato, quella scena non so se ho fatto se starebbe sempre a parlare di cinema tutto il giorno, Perché è una cosa te, che sì, non sì. detesto. No, interessi, interessi uh, sull'arte, su, su, su degli hobby, delle cose, però invece secondo me è essenziale la diversità, per carità di Dio, la ci vuole una come? diversità, come? bisogna come? essere diversi. Come? Assolutamente. Se, se, sei, se, mo, se sei simile è una noia mortale, mm. finisce subito tutto. Ci vuole una certa diversità, però, però le passioni, gli interessi devono essere il più possibile simili. Senti, eh, abbiamo poco tempo, io ho 10.000 curiosità, quindi vado proprio... Prego. Eh, una, una è questa, tu, le, le tue attrici le hai scelte tutte tue, quindi le hai scelte con convinzione, ma quella che ti ha stupito di più una volta, una volta entrati, passati sul set, quella che ti ha stupito di più perché ha dato ancora più di quello che ti aspettavi o ti ha sorpreso? Forse l'ultima, Ilania Pastorelli, forse? Inenia, sì, sì, ha fatto benissimo il suo lavoro, è stata, è stata molto brava, ha portato assolutamente se stessa nel, nel, nel racconto. Lei ha l'arte di nascondere l'arte. Cioè, l'arte di nascondere l'arte, bello. Eh sì, ha l'arte di nascondere l'arte perché in realtà fa se stessa senza inibizioni, sì, sì, sì. porta se stessa sì, sì. e lo sa. però. Quindi, però si, a quel punto diventa quasi tecnica, diventa... <ride> cioè da, da, da è, è una tecnica molto raffinata. Eh. E io mi sono trovato bene con tutto. Forse con Claudia c'è stato qualcosa in più. Mm -hmm. cioè Con Claudia basta guardarsi al volo e lei sì, capiva, sì, capiva sì, subito sì. al volo. Vedo, eh, non, non devo Senti, spiegare più. Di hai tanto. mai temuto che ti capitasse qualcosa quello che, che, del tipo che è successo a Tornatore, che un giorno si sveglia una e dice... Ah ma quella volta? Hai mai temuto in quel periodo in cui... Ogni giorno c'era una, una, una comunicazione, una rivelazione. No, io, io, io conosco Donatore e, e ho conosciuto anche... Vabbè, insomma, no come no, però... Io, io, no, ma qua bisogna per raccontare quello che succede qua. Vedi che c'è una telecamera fuori, fuori dalla porta, no? Ah. Ecco, la telecamera è collegata con, ah, ecco. con la polizia. Perché? Ah, ecco. Perché... Perché? La domenica alle 8 e un quarto di sera, uno dice, ma chi sono alla porta? Uno dice, il professore che abita qua sotto, sarà sicuramente una signora che ha bisogno di qualcosa. Ogni tanto capita che qualche sì. condomino chiede un qualcosa. Certo. Apri e ti si presentano delle persone che... Internet... Sconsciuto? No, io incautamente tu guardi, guardo sempre dallo spioncino, mi sembra sempre qualcuno del palazzo, sì. in realtà non è così, mi sono capitate delle pazze, che sono anche svenute, sono anche svenute sulla porta. Io, no, ma quelle sono cose tragiche, se eh, quella esce è, mi ha detto, e, va, ma, e va a raccontare... e va a raccontare, ma a me si è mani addosso, tu che gli vai a raccontare? Allora, beh, no, io due o tre episodi così ce l'ho avuti. Sono stati drammatici, Capito? ho tenuto la porta aperta con la speranza sì, che sì. qualcuno passasse, <ride> ma qua c'è solo un condomino sì, sì. alla porta dei servizio. A, a, a volte costruiscono queste cose? No, so. no, no, no. no, no. qua c'è un centro di mitomania eh, al cancello mio, la mattina, che è veramente impressionante. Eh. Allora c'è chi mi dà il copione e dice che ha scritto il seguito di Bianco Rosso e Verdone, su Pasquale Ametrano che però muore alla fine, mm. mi dice. Però lei lo deve leggere perché c'è poesia pura e mi dà una cosa così soltanto su, sull'emigrante del Bianco rosso Io ho detto: ma scusi, ma non mi vede che età Ma Secondo lei io rifaccio. <ride> Quello è un personaggio vanegito. Quindi episodio. si propongono come autori, autori. Si, pro, si propongono le cose. Poi c'è anche posso salire su da te. Ti uh -huh. voglio far vedere alcune imitazioni che io faccio. So, cantare, so fare Mina. So fare Asia Argento, so fare quella, so fare quell'altra, pretendo di venire a casa. È un assedio. Poi c'è un altro che ti dice: Io vorrei fare l'assistente tuo gratis, e si metto qua. Poi c'è un altro che dice che porta un altro e dice vedi, assomiglia a Papa Voidiva, c'è un ruolo per lui. Dico, ma Papa Voidiva è morto. Dico, ma lo, come faccio? Pa... Si fa un film su questo. C'è veramente. C'è una portiera, però ho visto. No, è un L'hai di lo. Lei, lo, lei è addestrata. Lo, cioè? addestrata. No, ma qua è, entra chiunque. È una, è una, quindi da te, da quando c'è la telecamera? No, perché sono stati tutti beccati esatto. e sono stati portati esatto. fuori. Esatto. No, la mia vita, devo dire la verità: l'handicap vero della mia vita è l'assenza di vita privata. La vita privata non ce l'ho, dov'è che ce l'ho? In questo quartiere, perché sapendo che sto qua non faccio più notizia. Quindi cammino e ho una bella cosa, e tutti fanno. Già. Buongiorno. Ed Sono è bellissimo, vedete tutte le faccio che sorridono, ma scello nessuno scello. che mi dice... Eh. Sì, sì, Un anno fa suono la porta. Il portiere mi ha detto, sta salendo la CEA. Vabbè, ah, sai la CEA per la legge i contatori. Ah. Entrano in cinque. Uno entra con cellulare e stiamo a casa di Carlo Verdone, finalmente. Ecco, <ride> ecco ammassa, ammassa che vista! Si vede tutto, ragazzi, oh, non si vede il come com'è sto fatto? Ammazza, spegni, spegni, amberi che quadri, no, spegni, lì mortale, Oh, aspetta, un saluto a mia madre, si chiama Erza. Dai, di, di, tu gli devi fare, a Erza, tanti auguri che sta in ospedale, c'è una brutta cosa. Cioè, c è stato invaso, è sopraffatto. Invaso da cinque, <ride> cinque! Ecco perché mi ha detto, mi raccomando, non venire con troppe persone. Allora, la... ci è voluto un quarto d'ora per dire, cancella quello che hai fatto, adesso lo rifacciamo bene perché hai preso i guanti. Le cose, via, allora rifacciamo. Allora, allora, ho dovuto fare a madre, a sorella, a un amico che sta sotto il treno perché è stato mollato dalla donna. Tutti i video, eh? Una cosa tremenda, se no non se ne andavano via. Ah, questa è una delle tante cose che certo. succede, Carlo, Due ultime cose, ma assolutamente molto veloce. Ma però le devo chiedere una. Eh, Alberto, sei se stato forse il primo a entrare nelle sue stanze intime, e, e ma il primo, forse no. Forse sicuramente Piero Piccioni, mh, Sergio Amedeo, Sonaco. Sono stanza privata, però sì, sei stato, se stato. No, Sonaco non c'è andato molto tanto eh, spesso nella no. casa dei sordi, alla e sei sì sì sì. rimasto, sì. sì. rimasto scioccato. Mai, mi ha raccontato una volta. Non sono rimasto scioccato, ho visto la casa che sembrava tutto tranne che la casa di un comico. Vedi qua, manco questa sembra la casa del comico. Però, però qua c'è vita. C'è vita, c'è il fan che ama sì. la musica, ama sì, sì, gli attori. Sì, sì. sì. E lì cosa c'è? Che, che cosa? La casa di Alberto. Un ordine austero, monastico. C'è la, la casa di una persona che stacca col mondo esterno e si rinchiude in un mondo interno fatto di silenzio, ordine e soprattutto di rituali. A quest'ora si mangia, a quest'ora si fa il riposino, a quest'ora ci si sveglia, a quest'ora si guarda il telegiornale, a quest'ora sì. quest c'è la cena, a quest'ora si ritorna a dormire. E quello era. Una, una casa, una casa poco, poco frequentata e poco vista da, da, dalle persone mm. da quando è morta, mm. la, da quando morì la prima sorella Savina lui da allora non ha più fatto niente secondo te, secondo te eh, è giusto ed è vero che gli artisti non debbano dichiarare la propria predilezione sessuale? Che, cioè che l'artista è, è al di là del sesso? l'artista rappresenta un qualcosa di importante per il del pubblico e il pubblico ha bisogno di sognare e di vederlo in un certo modo. L'artista meno racconta e meglio è. Mi è capitato ultimamente di vedere su, in televisione delle monografie su grandi registi, grandi attrici, Marilyn Monroe, Ingmar Bergman, eh, Lee Woolman, Ingrid Tulin. Uh, Carrie Grant Alain Delon Pago de Lucia, Picasso tutta gente che alla fine del racconto ha un bagaglio di tristezza che fa impressione questi considerati dei geni delle cose sì, strada, sì. però alla fine la vita ti porta un conto di malinconia, di solitudine soprattutto di solitudine la grande solitudine di questi nomi enormi. Soprattutto di quando Certamente, sei insediato da una voce. Poi c'è anche chi è finito male, come Marilyn Morro. Certo. Però, però la, la grande solitudine dell'artista, ecco, questa è una cosa che mi ha molto colpito. E invece di questo, di questo che ti faccio vedere, cosa ti colpisce? Di Qua eh, gli anni miei belli, pensa, 65-66. Chissà, l'avrei fatta anche io questa. Io la facevo fino alle medie, fino al quarto ginnasio. Cudicini, fantastico. Carpenetti, come no? Ardizzone, fantastico. Carpanesi, Losi, Losi è mio amico, lo, ancora, ancora lo vedi. Pensa che, che Losi è, è alto un... e faceva il centrale di 1,59. 1,50. Oggi sarebbe impensabile. Impensabile. No. Benaglia, come no? Tamborini, come era, no. Era una Romella, no? Leona... Però... No, però era, io volevamo le un le bene, bene. Benitez. Barison, come no, Mattiucci. Quintini, cioè Quintini. Il Quintini era, era un portiere Spagno. Spagnolo ah, non lo so ricorda nessuno, sono contento ricordo. Ma come no, come no? Eh, è bello, è bello. Va bene. Perché, perché era il periodo che andavamo a giocare a pallone al circo massimo. Con gli amici, mettevamo un golf da una parte, una camicia dall'altra, quella dalla porta, facevamo i giri in porta. C'era la ghiaia per terra, la polvere. E tu eri, era eri, un, era eri, eri un discreto calciatore? Dire. Sono stato un discreto calciatore fino a quando non mi sono operato la schiena. Poi ho avuto una frattura alla colonna da allora non ho e più potuto. No. No. Più sono stato eh. bravo, fino, secondo me, fino a, 20, fino a 25 anni. Poi anche quando sono entrato nella Nazione attori, non ero bravo. Giocavi a era... ala? No, giocavo centravanti giocavi. e sono stato anche il, il capocannoniere, ma diciamo così per fortuna ma in realtà io ho giocato bene fino a 25-26 anni poi dopo non ho più giocato bene poi va bene sono Carlo. stato un centravanti di affondamento perché di, di sfondamento Carlo grazie è stata una bellissima grazie conversazione. a voi grazie ti saluto voi ciao caro alla prossima consulenza medica allora <ride> Come è venuta bene. Secondo me è benissimo. Chiediamo a loro che l'hanno vista fuori. Eh, eh Ornella Muti se se Ah già Ornella eh, vabbè. Vabbè, sì. vabbè, vabbè Anche altro. Eh vabbè Io e mia sorella sì. Sì sì sì. sì, sì. Stasera a casa da Alice. La foglietta è la prima volta che ce l'hai? Sì. Non ho mai lavorato né con papaleo né con foglietta. Papaleo forte. Né con ah. tutto. È eh ma il papaleo c'ha un ruolo fantastico. Sì sì. sì.